Alcamo nelle mani della microcriminalità. Negli ultimi giorni raffica di furti e rapine tra via Madonna del Riposo e Viale Europa. Indaga la polizia, colpiti una farmacia, un bar e una tabaccheria. Al vaglio degli inquirenti le immagini della videosorveglianza. Finanze del comune di Alcamo ancora sconquassate dalle richieste di risarcimenti, l'avvocatura costretta alle transazioni e alle negoziazioni per pagare pedoni e automobilisti danneggiati dalle cattive condizioni del manto stradale. Accesso pubblico all'ex tonnara di Scopello, parla il presidente del consiglio di Castellammare del Golfo, su di me solo fango. Mimmo Bucca replica all'ennesimo attacco frontale dell'opposizione che lo ritiene in conflitto di interessi sulla vicenda, lo dimostrino pubblicamente. Vertice ad Alcamo per rilanciare il Partito Democratico, faccia a faccia tra Massimo Ferrara, Baldo Gucciardi e Paolo Ruggirello, in fermento l'intera politica locale. Partiti, movimenti e mondo dell'associazionismo sono al lavoro per trovare intese ed alleanze nel tentativo di scalare il Palazzo Municipale. Elio e le storie tese, Capossela, Caparezza, Giobbe Covatta e Giovanni Cacioppo sono solo alcuni dei nomi del ricchissimo calendario della 18ª edizione del Couscous Fest di San Vitolo Capo. 10 giorni di grandi concerti e spettacoli gratuiti in programma dal 18 al 27 settembre. Nuova edizione dell'informazione di Alpa 1, un ben ritrovati a tutti i telespettatori. Come avete sentito dal titolo principale, parliamo di Alcamo. Si può considerare nelle mani della microcriminalità. Negli ultimi giorni raffica di furti e rapine tra via Madonna del Riposo e via l'Europa. Indaga la polizia, colpita una farmacia, un bar e una tabaccheria. Al vaglio degli inquirenti le immagini della videosorveglianza. Il servizio. Microcriminalità in azione in questi giorni ad Alcamo. Una serie di furti e rapine hanno interessato una ristretta fetta di territorio tra la parte alta di via Madonna del Riposo e la limitrofa Viale Europa. Ultimo colpo questa notte proprio in Viale Europa, dove è stato registrato un furto al bar Giarratano. Intorno all'1:30 qualcuno ha sfondato la vetrina accanto alla porta d'ingresso e si è intrufolato all'interno. È stato divelto il registratore di cassa, da dove è stato portato via il cassetto dell'incasso con qualche centinaio di euro e rubata anche qualche stecca di sigarette. Il tutto è durato pochissimi minuti, infatti è scattato immediatamente il sistema di allarme che ha costretto i malviventi a fare in fretta. Al vaglio della polizia, a cui è stata sporta denuncia dai gestori dell'attività, le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all'esterno. Gli stessi titolari del bar, ma anche molti residenti, lamentano che nel Viale Europa vi sono moltissime zone al buio a causa del malfunzionamento della pubblica illuminazione, situazione che agevola i malintenzionati ad entrare in azione. Già lo scorso anno lo stesso bar venne preso di mira, ma in quel caso i ladri non sono riusciti a sfondare la vetrata d'ingresso e sono scappati. Una rapina invece è stata messa a segno nella vicina tabaccheria edicola di via Madonna del Riposo, proprio di fronte al supermercato. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì scorso, anche se la notizia è trapelata soltanto oggi. Intorno alle 16, quindi in pieno giorno, in due sono entrati in azione coperti di passamontagna e cappucci. Uno era armato di pistola e l'altro di tagliabalsa. Hanno intimato alla dipendente, all'unico cliente, di non fare resistenza e in appena due minuti sono riusciti a ripulire la cassa dai contanti all'incirca 500 euro e a rubare decine di stecche di sigarette di Gratta e Vinci. Anche in questo caso ad indagare è il commissariato cittadino, che ha visionato le immagini della videosorveglianza installata all'esterno del locale. Secondo quanto raccontato agli inquirenti e dalla stessa dipendente del tabacchi, i due sembravano essere un forte accento palermitano. Probabile che all'esterno ad attenderli vi era un basista con un'auto pronto a dare a tutto gas in qualche stradina secondaria alle spalle dell'attività. Episodi che si legano ad un altro tentato furto sempre in via Madonna del Riposo nei giorni scorsi ai danni della farmacia Fazio. Nel cuore della notte i malintenzionati hanno tentato di forzare la sala cinesca dell'esercizio senza riuscirvi. Sul posto la polizia. Coliformi ed enterococchi trovati nell'acqua di una delle strade del centro storico di Partinico, la via Sant'Annuzza, arteria che si immette nel principale Corso dei Mille. Il comune ha disposto l'immediata sospensione dell'erogazione e intimato all'AMAP, l'ente che ha in gestione il servizio idrico e fognario, di ripristinare la potabilità. In particolare l'azienda sanitaria provinciale ha effettuato un prelievo da un contatore al civico 10 della via Sant'Annuzza, verificando la presenza batterica oltre i limiti consentiti dalla normativa che regola la materia attraverso delle analisi microbiologiche. Il sindaco Salvo Lo Biondo ha quindi emanato un'ordinanza di divieto di consumo dell'acqua in questa stessa arteria, mentre gli uffici del settore manutenzioni e servizi ambientali hanno disposto una serie di prescrizioni per l'AMA.
Finanze del comune di Alcamo ancora sconquassate dalle richieste di risarcimenti, l'avvocatura costretta alle transazioni e alle negoziazioni per pagare pedoni e automobilisti danneggiati dalle cattive condizioni del manto stradale di servizio. Il comune di Alcamo continua a subire richieste di risarcimento danni a raffica. Pedoni ed automobilisti restano il pericolo numero uno per le già asfittiche casse dell'ente, ma ci sono anche altre controversie all'orizzonte che costringono il municipio ad evitare i lunghi contenziosi e l'aumento dei costi delle cause pendenti. Solo negli ultimi giorni due le negoziazioni e altrettante le transazioni. Nel primo caso si tratta dell'avvio di un ipotetico accordo tra le parti, nel secondo caso si tratta di accordi già trovati e chiusi. E anche se rispetto alle pretese risarcitorie dei cittadini, il comune si ritrova comunque a pagare molto meno, dovrà sborsare quattrini sonanti da una cassa dove si è raschiato il fondo del barile, tanto che è stato necessario non organizzare la festa della patrona e le manifestazioni estive proprio per mancanza di fondi. In tutto sono quasi 6.000 euro che il comune dovrà sborsare da queste quattro cause, ma la partita non è chiusa affatto. In una transazione infatti due rappresentanti di società sportive che lamentano il mancato impegno da parte del municipio e del contratto di comodato d'uso devono ancora trovare un accordo con il comune e ad oggi non si è parlato di cifre. In un altro caso dove è pendente un ricorso per il danno provocato ad un'auto in via Vittorio Emanuele che sarebbe stato causato da dipendenti comunali nel loro esercizio delle funzioni, al momento è stato trovato solo l'accordo al pagamento delle spese legali pari al 1.900 euro. Già concluso invece l'accordo con due pedoni ed un automobilista. Nel caso dei pedoni saranno liquidati entro 120 giorni 6.600 euro, nel caso dell'automobilista all'incirca 750 euro. In tema giudiziario il comune di Alcamo viene da un anno terribile, il 2014. In più della metà delle controversie l'ente locale ha subito delle batoste. Il 2014 si è chiuso per l'avvocatura comunale, guidata dalla dirigente Giovanna Mistretta, con risvolti pesanti sul piano soprattutto economico per l'ente, che spesso ha dovuto soccombere specie alle richieste di risarcimento danni per le buche nelle strade, questione su cui si sono sempre accese feroci polemiche in consiglio comunale. Secondo un resoconto dello stesso settore dell'avvocatura, lo scorso anno, su un totale di 72 sentenze emesse, il comune ha perso ben 39 volte, di cui 5 solo con parziale accoglimento della domanda risarcitoria. Altre 33 volte invece il comune ha vinto. Significa questo che la percentuale di successo dell'ente municipale davanti ad un giudice è stata del 46% contro il 54% invece di sconfitte giudiziarie. Proprio per questo motivo il comune per 18 volte ha deciso di avviare l'istituto della compensazione della controversia, trovando quindi un accordo transattivo. Ancora problemi di natura igienico-sanitaria a Balestrate a causa di problemi alla rete e dagli impianti fognari dopo lo sversamento di reflui che si è verificato nella strada di accesso al porto Nuova di Zecca, dove si è verificato lo schiacciamento della condotta per motivi in fase di accertamento. Altri due casi si sono succeduti in centro urbano e dalla periferia. È accaduto nella zona alta della via Libertà e ancora in Contrada Forgia. Il comune di Balestrate, in sostituzione dell'AMAP, ha effettuato gli interventi di riparazione che adesso sono in via di completamento. Parliamo dell'accesso pubblico all'ex tonnara di Scopello. Parla il presidente del consiglio di Castellammare del Golfo. Su di me solo fango. Mimmo Bucca replica all'ennesimo attacco frontale dell'opposizione che lo ritiene in conflitto di interessi sulla vicenda. Lo dimostrano pubblicamente i particolari. Se qualcuno sa di miei interessi con l'amministrazione della tonnara di Scopello, lo denuncia agli organi competenti e porti la documentazione a conoscenza dell'opinione pubblica. Il presidente del Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo, Mimmo Bucca, passa al contrattacco dopo l'ennesima bufera che si è abbattuta nei suoi confronti riguardo alla vicenda dell'ex tonnara e alla sua astensione dal voto all'ordine del giorno del Consiglio di due giorni fa, quando l'Assemblea ha stabilito di sostenere l'amministrazione comunale nella battaglia per rendere accessibile a tutti l'ex tonnara, dove tutt'oggi vige un ticket per l'ingresso di 3,50 euro. Bucca non ci sta dopo l'ennesimo attacco ricevuto dalle forze di opposizione, in particolare dal consigliere Giuseppe Fausto, che ha interpretato la decisione del presidente di astenersi dal voto dell'ordine del giorno come la conferma di un presunto interesse che legherebbe Bucca agli amministratori dell'ex tonnara di Scopello. Continua a confermare ancora una volta, precisa il presidente, che il mio ultimo contatto professionale avuto tra me e gli amministratori della tonnara risale al 2007 per un progetto che ho eseguito per via della mia attività lavorativa. Da allora non c'è stato più nulla e sfido io chiunque a dimostrare il contrario. Se c'è chi ha documenti alla mano per dimostrarlo, lo faccia pubblicamente. Bucca precisa poi che lui si è astenuto dal voto, motivo per cui l'ordine del giorno è passato all'unanimità con 16 voti sui 16 votanti per l'appunto.
Ho deciso di muovermi in questa direzione, aggiunge Bucca, perché riguardo all'accesso pubblico all'ex Tonnara pende un ricorso al TAR, il quale entrerà nel merito della vicenda il prossimo settembre con la prima udienza già fissata dopo il ricorso dei proprietari dell'area costiera. Oggi non mi sento in grado di poter fare una valutazione in materia, soltanto il Tribunale amministrativo potrà sciogliere ogni dubbio. Bucca era già finito nell'occhio del ciclone delle forze di opposizione in seguito ad una relazione di fuoco di un funzionario del comune, il quale aveva parlato di tentativi di ingerenza e pressioni da parte del presidente nei confronti degli uffici comunali per garantire l'accesso agli atti agli amministratori dell'ex Tonnara. Tesi smentita dallo stesso Bucca, il quale parlò di falsa relazione e per questo motivo ed altri ancora, è stato anche aperto un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso funzionario del comune per verificare la correttezza del suo operato. Proprio da questa vicenda ed altre contestazioni è scaturita la presentazione da parte dell'opposizione di una revoca del Presidente del Consiglio. È stata discussa lo scorso 18 agosto, ma poi ritirata dalla stessa opposizione, che probabilmente si è resa conto di non avere i numeri per far passare l'atto. In questi ultimi mesi è stato un duro botta e risposta tra il Comune di Castellammare e gli ex amministratori della Tonnara, i quali hanno presentato un ricorso al TAR dopo l'emissione dell'ordinanza del sindaco Nicola Coppola, che stabiliva l'accesso pubblico, seppur limitato a 200 persone, all'interno dell'area costiera senza il pagamento di alcun ticket. A pochi giorni dall'apertura pubblica del varco, il Tribunale amministrativo ha emesso una sospensiva dell'ordinanza del primo cittadino, facendo quindi tornare a pagamento l'ingresso. Ci sarà anche Stefano Donati, direttore dell'area marina protetta Isole Egadi, tra i relatori della conferenza internazionale dal titolo La pesca sostenibile in Europa e nel mondo, esperienze e prospettive per la cogestione delle risorse del mare, che si terrà all'Expo di Milano venerdì prossimo 28 agosto alle 16 presso il Teatro Centro della Terra. Scopo dell'incontro, organizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da Federparchi, è approfondire il tema del rapporto tra pesca sostenibile e aree marine protette. La politica, la pagina della politica, vertice ad Alcamo per rilanciare il Partito Democratico sempre più dilaniato da polemiche e addii eccellenti. Faccia a faccia tra Massimo Ferrara, Baldo Gucciardi e Paolo Ruggirello, componenti dell'Assemblea regionale del PD. Il mese prossimo sarà lanciata la campagna tesseramenti, a ottobre l'elezione del segretario comunale. Vediamo. Il Partito Democratico mette a punto una serie di iniziative per gettare le basi per il rilancio nella città di Alcamo. Ha iniziato a lavorare in tale direzione ieri pomeriggio durante la riunione svoltasi nell'abitazione di Massimo Ferrara, al quale è stato di recente affidato il compito di ricucire i cocci di un partito in un momento particolarmente difficile anche a causa della mancanza di una leadership. Alla riunione hanno partecipato l'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi, l'onorevole Paolo Ruggirello, Gianluca Binanti e Roberto Carvaruso, che fanno parte dell'assemblea regionale del PD, dirigenti locale e provinciale e consiglieri comunali. Il PD alcamese ha deciso di rilanciare il mese entrante la campagna di tesseramento propedeutica al congresso comunale che dovrebbe svolgersi ad Alcamo nel mese di ottobre per eleggere il segretario e i dirigenti. L'orientamento del PD è anche quello di svolgere le primarie per scegliere il candidato a sindaco. Nel corso della riunione di ieri sono stati affrontati temi legati ai problemi della città di Alcamo e quelli di carattere regionale. Ad Alcamo, da 2 anni, nel PD funziona una reggenza composta da 4 persone che interpretano le varie correnti dei democratici alcamesi.